Ciao a tutti, allora oggi un video un po' differente dal solito. In settimana ho avuto la fortuna di essere a San Giovanni Rotondo e quindi voglio condividere con voi questa meravigliosa esperienza. Allora, qui sulla strada Viale dei Cappuccini, che è la strada che porta al santuario di Padre Pio, c'è questa magnifica cappella di fronte alla quale Padre Pio, come potete leggere, era solito sostare in preghiera. Quindi, guardate che bella. Dopodiché, proseguendo su Viale dei Cappuccini, si arriva ad incontrare la maestosa opera di Padre Pio. Sto parlando dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Guardate quanto è bello e quanto è grande. Incredibile, Padre Pio l'ha costruito dalla prima pietra fino al completamento. E sulla facciata c'è la sua foto, come potete vedere. Dopodiché, proseguendo su Viale dei Cappuccini, quindi arrivando fino alla fine, la strada è un pochino in salita, ma niente di eccezionale, si può tranquillamente percorrere. Quindi, proseguendo, arrivando alla fine del viale, si attraversa la strada. Eccoci qua, ci si trova davanti alla chiesetta antica di Santa Madonna delle Grazie, quella dove Padre Pio celebrò il 22 settembre 1968 la sua ultima messa. Sulla destra c'è la scalinata che portano alla Via Crucis, dopodiché, diciamo, c'è la chiesetta antica, guardate che bella, qui ci sono i luoghi di Padre Pio. Davvero, essere lì è un'esperienza meravigliosa. Io consiglio a tutti voi di poterci andare almeno una volta della vita perché è un qualcosa che fa davvero bene ed è meraviglioso. Scendendo sulla destra e girando leggermente si trova la chiesa nuova. Vedete questo meraviglioso piazzale con queste arcate, la croce, è tutto fantastico. Quindi, scendendo da qui, poi arrivando in fondo c'è un magnifico altare, come vedete. Stupendo, davvero stupendo tutto quanto. Avanzando verso questo cartello, una volta che ci arriverete davanti, ci vuole un pochino di pazienza, c'è un po' da camminare, diciamo. Però dai, ne vale la pena. Quindi guardate che bello ancora l'altare. In più il posto è meraviglioso, l'aria è pulita, si sta davvero bene. Quindi, come dicevo, sul cartello che indica la chiesa inferiore, si può vedere che lì c'è il corpo di Padre Pio da Pietrelcina. Quindi bisogna avere un pochino di pazienza, perché bisogna camminare un po', come dicevo. E io, per rispetto diciamo, alla chiesa e a Padre Pio, ho preferito solamente, diciamo, per il momento, mostrare gli esterni. Chiaramente volevo mostrare, e mostrerò alla fine del video, anche Padre Pio, come vedete, affinché possa portare pace nelle vostre famiglie e portare tante grazie a tutti coloro che ne hanno bisogno. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.